amici di Telemolise, oggi siamo a Montagano per la 14ª edizione della Festa del Pomodoro. Il pomodoro di Montagano, uno dei prodotti molisani più amati in Molise, ma anche fuori regione. Prima un incontro, un dibattito pubblico, poi l'inaugurazione di un mercatino con l'esposizione di prodotti tipici. Vi raccontiamo tutto nelle prossime puntate di Viaggio in Molise. Without a thing, say some vows and spread their wings, and settle down just what they need, living on love. She don't care about what's in style, she just likes the way he smiles. It takes more than marble and tile, living on love. Living on love, buying on time. Without somebody, nothing ain't worth a dime. Just like an old-fashioned storybook rhyme, living on love. It sounds simple, that's what you're thinking, but love can walk through fire without blinking. It doesn't take much when you get enough, living on love. Giovanni Palumbo, titolare di un'azienda di trasformazione del pomodoro, siamo a Montagano. Parliamo proprio di questo, della trasformazione, raccontiamo un po' le fasi. Il pomodoro che prendiamo qui in azienda, innanzitutto, è solo ed esclusivamente il pomodoro di Montagano, che è una varietà particolare, non è una varietà industriale, è una varietà che si è autoselezionata nel tempo e quindi lavoriamo soltanto quella. Il pomodoro viene semplicemente lavato molto bene e poi viene praticamente cotto, ma non facendo la scottatura, quella diciamo da passata industriale. Qui facciamo la lavorazione proprio tradizionale che si faceva a Montagano una volta, cioè viene cotto praticamente senza acqua. L'acqua che viene fuori attraverso la cottura è l'acqua stessa del pomodoro. Poi attraverso un sistema viene mandato al sistema di passatura, quindi viene passato, viene eliminato dai semi e dalle bucce, viene invasettato, tappato e pastorizzato. E questo è il passaggio produttivo, sono le fasi della lavorazione della salsa tradizionale, che ripeto non è una passata di quelle che si fanno normalmente industriali, è proprio infatti la chiamiamo salsa tradizionale. Per quanto riguarda i pelati invece il pomodoro viene di nuovo lavato in fase iniziale, viene scottato, pelato, quindi eliminato della buccia manualmente, invasettato manualmente, tappato e quindi pastorizzato. Questi sono i due prodotti, diciamo, che facciamo di più qui nella nostra azienda, la salsa e i pelati. Che caratteristiche ha il pomodoro di Montagano? Innanzitutto è molto dolce rispetto agli altri pomodori, quindi ha anche un contenuto di licopene maggiore rispetto agli altri pomodori. Poi noi attraverso la nostra lavorazione, quindi andandola a concentrare di più in cottura, andiamo a esaltare ancora di più queste caratteristiche. Ha anche una forma particolare. Sì, ha una forma particolare, è un mezzo sammarzano, quindi ha una forma diciamo di fiaschetto e niente, questa è la forma del pomodoro. Remember when I was young and so were you, and time stood still,
Love was all we knew. You were the first, so was I. We made love and then you cried. Remember when? Remember when we vowed the vows and walked the walk and gave our heart. Siamo con Francesco Gianfagna, uno dei principali produttori di pomodoro qui a Montagano. Siamo in uno dei suoi campi. Inizierei proprio col parlare del terreno. Che caratteristiche deve avere il terreno per ottenere un buon pomodoro, il pomodoro di Montagano? Allora, è normale che ogni pianta si adatta al suo territorio. Il territorio di Montagano ha una diversità e una biodiversità diversa dagli altri paesi, dagli altri territori, ed è riconosciuto proprio per questo. Il nostro pomodoro è un pomodoro autoctono. Siamo arrivati all'analisi genetica di questo pomodoro e questo, diciamo, ci rende unici in Italia e nel mondo, perché questo pomodoro ha delle caratteristiche che gli altri pomodori purtroppo non riescono ad avere. Per noi è un vantaggio per noi e per i nostri consumatori. Ha delle particolarità sull'icopene, sulla maturazione, che gli altri pomodori non riescono ad avere. Oggi il territorio di Montagano ha una caratteristica, diciamo, morfologica molto variabile. Spaziamo dai 400 metri fino ai 900 metri. Qui ci troviamo in un campo a circa 850 metri sul livello del mare. Sono campi certificati bio, in asciutta, significa che i pomodori non vengono assolutamente irrigati, quindi la pianta cresce da sola e si adatta al terreno da sola e riesce a carpire dal terreno stesso tutte le caratteristiche che porta nel suo frutto. Il momento giusto per la semina? Ecco, questa è una bellissima domanda e grazie di avermela fatta perché mi mette in difficoltà. Purtroppo noi agricoltori viviamo sempre in base alle condizioni climatiche, quindi chi ci guida è il tempo, il clima. Non c'è e non esiste una data certa. La tradizione vuole che il pomodoro venga seminato e quindi il seme stesso venga messo a terra nel giorno di San Giuseppe, il 19 marzo. E da lì, diciamo, nasce la prima piantina. Il trapianto poi dalla cascia, quella che noi comunemente chiamiamo cascia, al terreno dove andremo ad allevare la pianta avviene in un secondo momento e questo ce lo indica il tempo in base alle temperature, alla quantità di acqua nel terreno e ai tempi che richiede il terreno per la lavorazione. Quindi molto spesso giriamo nel mese di maggio tra inizio e fine, però potrebbe sia anticipare che posticipare un po'. Invece questo è il tempo della raccolta, siamo quasi alla fine di agosto, quindi dalla semina alla raccolta, di che cosa ha bisogno il terreno? Allora, il terreno e la pianta, diciamo, che cresce nel terreno ha bisogno di lavorazioni. Diciamo che ogni pianta per noi è un figlio e un figlio va coltivato, va allevato, quindi ha bisogno di essere rincalzata, perché ogni rincalzatura è un rinfrescare, è un dare forza, un dare energia alla pianta. Quindi ogni volta che vai a fare una lavorazione al terreno, alla pianta, è come se gli dai un'energia in più. E diciamo quindi ogni piccola lavorazione, ogni cosa, gli dà quelle caratteristiche in più che poi ritroviamo nei nostri frutti e riportiamo sulle tavole dei nostri consumatori. È una varietà di pomodoro molto dolce, giusto? Allora, la dolcezza è una tipicità di questa varietà di pomodoro, ok? È pur vero che la dolcezza la trasmette sicuramente la maturazione, quindi il tempo di esposizione al sole, e non è detto che i pomodori più rossi sono quelli più maturi. La maturazione è un qualcosa che si misura nel tempo. Tante volte il tempo è quello che il sole, diciamo, la temperatura e il clima è quello che ci porta ad avere una maturazione ottimale. Quindi il frutto riesce ad avere una dolcezza in base al tempo, all'esposizione al clima, quindi alle possibilità che il tempo ci dà di crescere e di maturare.